Le notizie del TG Ora, 37 decreti di perquisizione personale, domiciliare e informatica si sono svolte da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni dopo un'indagine della Procura di Salerno su divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico in 14 regioni italiane, dalla Campania al Lazio e Piemonte alla Lombardia e l'Emilia-Romagna, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, le Marche e l'Abruzzo, alla Toscana, alla Liguria, al Trentino Alto Adige e il Veneto, e hanno impiegato circa 200 ufficiali della Postale, coordinati dal Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio della Polizia delle Comunicazioni di Roma. L'indagine, svolta dalla sezione di Salerno della Polposta, è cominciata dalla segnalazione di un cittadino per la presenza nel deep web di un archivio denominato La Bibbia 3.0 con ingente quantità di materiale pedopornografico. Individuate 50 persone che mediante chat private si scambiavano materiale pedopornografico per arricchire l'archivio attualmente giunto alla versione 5.0. La Bibbia in pratica è un maxi archivio telematico con migliaia di fotografie e video ritraenti adolescenti nude in pose provocanti. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, nel corso di servizi antidroga hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo Fabiano Tammaro, un 23enne del posto. A seguito di perquisizione nella sua casa, i militari hanno scoperto che in un locale alla quale si accedeva attraverso una botola nel pavimento del bagno era stata realizzata una serra per coltivare cannabis. C'erano 100 grammi di marijuana in confezione e materiale per il confezionamento, ma anche le lampade per simulare il ritmo del giorno e della notte e far crescere più velocemente le piante. Nel sottotetto dello stabile invece era nascosta una grossa bomba carta, un vero e proprio ordigno di fabbricazione artigianale del peso di quasi 2 kg, per la rimozione in sicurezza del quale sono dovuti intervenire gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Napoli. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Poggioreale. Bomba carta nella notte in via Gramsci a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Un potente ordigno ha danneggiato una farmacia e un'agenzia immobiliare. La bomba ha mandato in frantumi la vetrata della farmacia, scardinato le insegne di entrambi gli esercizi e divelto la serranda dell'agenzia. Danni anche a due auto in sosta e alla palazzina dalla quale si sono staccati gli intonaci. Sul posto i carabinieri della stazione di San Sebastiano. Il vero obiettivo del raid sarebbe l'agenzia immobiliare, che infatti ha riportato i danni maggiori. Pochi dubbi sulla matrice dell'episodio, si è trattato di un raid legato al racket delle estorsioni. E ha perso la vita cadendo accidentalmente dal balcone nel terrazzino sottostante la sua abitazione. Vittima una donna di 90 anni, è accaduto ieri sera in uno stabile di via Principati a Salerno. Immediato l'intervento dei soccorritori e il trasporto della donna all'ospedale Ruggi d'Aragona. La donna è stata ricoverata con un referto che diagnosticava una doppia contusione polmonare, una vasta contusione cerebrale, fratture scomposte di anca e costole. Le fragili condizioni di salute determinate dall'età avanzata della donna hanno evidentemente impedito il recupero. La morte è sopraggiunta qualche ora dopo il ricovero e sul caso indagano gli agenti della sezione volanti della Questura di Salerno. Sono attive già da 2 mesi anche nel bagno le telecamere di sicurezza installate nella cella di Michele Zagaria, il boss dei Casalesi, detenuto nel carcere milanese di Opera, protagonista a novembre e a dicembre dello scorso anno di 2 minacce di suicidio realizzate provando a strangolarsi con il filo del telefono mentre si trovava in videoconferenza dalla saletta del penitenziario per un processo che si svolgeva a Santa Maria Capua Vetere. Da quel momento sono state rafforzate le misure di videosorveglianza, in quanto Zagaria, sotto cura da uno psicologo, avrebbe manifestato chiare tendenze suicide. Una reazione al regime del carcere duro, il cosiddetto 41 bis, appesantito, come spiegano i suoi legali, anche dalla mancanza di un compagno per l'ora di socialità. È una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 3.16 in provincia di Reggio Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 19 km di profondità ed epicentro a 2 km a nord di Sant'Alessio in Aspromonte e 14 a nord-est da Reggio. Non si segnalano danni a persone e cose. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG Ora.